con Salvemini senza se e senza ma? Ma guardi, a parte il fatto che Carlo è un amico, già questo è un elemento a favore. E poi oggettivamente non vedo nessun altro all'orizzonte, nessun'altra persona che potrebbe prendere il suo posto all'interno del centrosinistra. Quindi sì, sono assolutamente schierato con lui. Oggettivamente, insomma, ancora di personalità che si sono fatte avanti con decisione, con fermezza, non ne vedo, per cui credo che per il momento, insomma, il quadro sia questo. Alcuni nomi punterebbero alle primarie. No, si è parlato di primarie, ma si è parlato di primarie come metodo. Questo è una storia vecchia del centrosinistra che lei sa meglio di me. Nel centrosinistra, quando c'è da affermare anche un candidato, molto spesso è anche lo stesso candidato che alle volte dice: vabbè, facciamo le primarie e vediamo chi viene, no? Questo è successo già in passato anche con i presidenti di regione. È una maniera, in qualche modo, per sfidare chi in qualche modo vuole farsi avanti, che magari davanti ad un'eventualità di primarie o non se la sente, oppure se la sente e poi non ce la fa. E quindi ricordiamo, quello delle primarie è un metodo antico del centrosinistra che non escludo che verrà utilizzato anche in questo momento, ma ripeto, alle volte viene utilizzato per rafforzare, no, un candidato piuttosto che per indebolirlo. E quindi quello che io spero è che intorno a Carlo Salvemini ci sia quel supporto forte, non solo del PD, ma soprattutto di un ampio, schieramento di civiche che non è per niente facile da gestire, e questo voi lo sapete meglio di me, perché sono molto frammentate, ma che fino ad ora comunque hanno supportato e portato avanti il programma di questa amministrazione.